Oh, chi cade? Allora, attenzione. Tanti non ricordano. No, io ho risposto a tutte le domande in trasparenza e verità che mi sono state fatte dal magistrato, mi sono state fatte dalle parti civili e dalla difesa. Quindi abbiamo risposto a tutte le domande, su cui ovviamente oggi non possiamo in questo contesto entrare per il rispetto del procedimento che è in corso nei confronti di Salvini. Però volevo dire pubblicamente questa cosa che secondo me trovo molto interessante per i cittadini che potranno vedere queste, ad ascoltare queste mie parole. Voi ricorderete tutti l'ex ministro dell'interno Salvini, uomo forte, stop, i porti chiusi, difendiamo i confini italiani. Benissimo, vi ricordate tutti questo evidentemente. Se andate a leggere ed è pubblica sul sito della Lega la memoria depositata da Salvini, scritta evidentemente dall'avvocato Bongiorno, ministro di allora. E se andate a pagina 37 di questa memoria, c'è scritto una cosa che io penso che faccia capire a chi la leggerà e chi ascolterà le mie parole, chi è Matteo Salvini, che a parole dice sono forte, difendo i confini italiani, non ho paura di niente, poi nella memoria c'è un capitoletto intitolato, se le mie dita sono corrette, se ce la facciamo, intitolato, eccolo qua, la mancanza dell'obbligo di indicazione del post place of safety, adesso vi dico che cos'è, in capo al Ministero dell'Interno. Chi è che può chiudere i porti? Colui che non fa sbarcare i migranti dall'imbarcazione. Come non si fa sbarcare un migrante dall'imbarcazione? Non aprendo il POS, il place of safety, che sono i poliziotti, i militari che identificano le persone che scendono, perché se tutta un'attività sono migranti, presumibilmente, anzi migranti irregolari perché non hanno rispettato le norme, che vorranno chiedere un diritto di asilo. C'è una legge internazionale che è questa qua, legge internazionale del 2004, approvata dall'Organismo Marittimo Mondiale, Organismo Marittimo Internazionale, che dice che ci sono due place of safety, uno luoghi in cui salvare la vita sulla barca e l'altro sulla terra, sulla barca gli salvi la vita, diritto alla salute, a terra gli garantisci gli altri diritti fondamentali, tra cui il diritto alla richiesta di asilo che hanno i soggetti qua. Questa norma internazionale in Italia nel 2017 si è tramutata nel nuovo articolo 10 del testo unico dell'immigrazione, che dà al ministro dell'interno la responsabilità della richiesta di asilo, dell'immigrazione, dell'identificazione dei soggetti. Quindi la legge italiana applica la legge internazionale e dice che il ministro degli interni, il ministero degli interni è responsabile del place of safety, luogo di identificazione e di richiesta di asilo in terra, il MIT, ministro dei trasporti, sul mare, cioè sull'imbarcazione. Adesso vi faccio vedere che cosa scrive il coraggiosissimo Salvini. L'uomo, fermi, no, mi lasci finire. Sì, ma la scelta dello sbarco quindi su di Salvini. Allora, per farvi capire a parole che cosa dice nei fatti fa, a pagina 37 della memoria di Salvini pubblica, c'è scritto: non è ravvisabile in capo al ministro dell'interno alcun obbligo di indicazione del place of safety, luogo a terra, atteso che a tale competenza da un lato è attribuita dall'ordinamento ad altre istituzioni, dall'altro non può essere derogata da regolamenti o atti amministrativi o consuetudini che possono bla bla bla. In pratica sta scaricando sul sottoscritto e quindi sul Ministero e il Ministro dei Trasporti responsabilità sue a norma di una norma internazionale applicata in Italia e nel quale, e qua la cosa sconvolgente, è stata recepita in un atto pratico, linee guida nel 2015, mi viene da ridere, leggete qua, leggete il Ministero dell'Interno. Faccio una domanda. Aspetti che finisco poi le domande. E c'è scritto che il direttore del Ministero dell'Interno generale dice che il POS viene deciso dall'interno. Salvini a parole faceva il duro, diceva agli italiani che difendeva i confini, negli atti giudiziari scarica su altri la responsabilità, nonostante la legge dica che la responsabilità era sua. Ci faccia capire, la scelta sullo sbarco della Gregoretti è stata una scelta? Io non posso rispondere a alcun tipo di domande che sono oggetto del giudizio, io vi ho detto semplicemente quello che è pubblico, ciò che è pubblico io lo posso rivelare ovviamente, ciò che è oggetto di un contesto giudiziario, come in quel caso c'è un indagato che si chiama Matteo Salvini, ho risposto a tutte le domande in verità e trasparenza che mi sono state fatte all'interno di quell'aula. Quello che è vero
però è che in quell'aula sta avvenendo un tentativo di una persona che nei fatti dice di essere uomo che difendeva i confini italiani, che la legge glielo diceva perché era lui responsabile dei sbarchi a terra, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed io ero responsabile dei salvataggi in mare attraverso la Guardia Costiera, che negli atti giudiziari scarica su altre responsabilità. Avete capito il soggetto? Io devo dire semplicemente questo, perché tutte le altre cose sono oggetto del dibattito che sta avvenendo in tribunale. Grazie, arrivederci.